toccata di Ilicic, sempre Ilicic, non può cacciare, rischia di dribblarsi anche da solo, scarico fuori allora per Bernardeschi, ne ha due davanti, carica il lettino Bernardeschi, però rimane lì, lo mette fuori, poi Bernardeschi cade a terra e l'arbitro indica rigore. Il dischetto, indica il dischetto, calcio di rigore in pieno recupero al 90° e 42 secondi. Vediamo che protestano i giocatori del Chievo, è caduto a terra il giocatore Viola da qui, ma siamo distanti, è sembrato che ci fosse il contatto. Sì, concordo, però hai detto bene, siamo molto distanti esattamente dalla parte opposta, è caduto in maniera molto netta, bisogna capire se è stato Gobbi, mi sembra che gli ha preso il piede, se gliel'ha pestato lo sgambetto, non è stato insomma semplice conoscere e capire bene la dinamica. Molto arrabbiati con Celi, sia Sorrentino, sia insomma... Anche Maran. Anche Maran dalla panchina, grazie Andrea. Eccolo qua, vediamo il replay. Questo è Bernardeschi, così non vedremo mai. Hanno tagliato proprio il punto del replay perché sta per calciare ovviamente. Bernardeschi contro Sorrentino. Al 92° minuto in corso, la Fiorentina ha la possibilità di passare in vantaggio in una partita, sì, qua è stata molto complicata, combattuta, due espulsioni, diverse ammonizioni. Federico Bernardeschi molto concentrato. Fischia Celi, parte Bernardeschi. Con il sinistro a spiazzare il portiere, ha intuito Sorrentino ma non può arrivare, la freddezza glaciale di Federico Bernardeschi che al 93° in pieno recupero porta in vantaggio la Viola, regalando forse, non è mai detto del calcio, però i quarti di finale. Sì, un rigore imparabile, Sorrentino l'aveva anche intuito, ma quando calcio con questa velocità, con questa potenza e con questa precisione... Vediamo il replay, Calia, per capire, Gli ha pestato il piede dietro, per quello che in diretta, come ti dicevo prima, non avevo capito se era stato un pestone, un calcio, sì. E invece adesso abbiamo visto come sulla gamba dietro di Bernardeschi il pestone di Gobbi, mi è sembrato, Gobbi, è stato netto. E qui anche l'ok da parte di Paolo Sousa, che direi sicuramente è contento.